Oltre ai centri di buon vicinato, quali altri luoghi o iniziative avete in mente per coinvolgere gli anziani in punti d'incontro? Innanzitutto dobbiamo intervenire sui centri di buon vicinato, perché vanno riportati a quella che riteniamo essere la loro destinazione originale. Sono luoghi di aggregazione, luoghi di socializzazione, sono anche luoghi di controllo, luoghi e presidi del territorio e anche luoghi manutentivi del territorio nel quale gli anziani si impegnano, le persone anziane si impegnano per mantenere in perfetto stato il luogo nel quale loro stanno, il parco nel quale loro stanno. Questo per noi è un aiuto importantissimo per tutta la collettività perché l'amministrazione non arriverebbe in tutti quei posti. Detto questo, bisogna fare una piccola precisazione, che gli anziani di oggi non sono gli anziani di 20 anni fa, sono molto 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 più attivi e di conseguenza hanno bisogno di stimoli molto diversi da quello che poteva essere semplicemente luogo aggregativo dove trovarsi, giocare a carte e farsi compagnia. È per questo che ci sono stati progetti sportivi importanti per gli anziani, che poi adesso è anche difficile chiamarli anziani perché sono persone attivissime oggi, e infatti abbiamo visto che le palestre erano quasi tutte piene in orari giornalieri e ogni anno cresceva la richiesta. Poi, come ho accennato prima, coinvolgendo anche le associazioni del territorio si possono creare tantissime opportunità essendoci dei luoghi all'interno dei quali si possono svolgere queste attività. Ci sono associazioni che fanno corsi di inglese, sono persone di una certa età che si mantengono attive con corsi di inglese, corsi di pittura, tutte attività che li possono mantenere molto più attivi di quello che sarebbero stando semplicemente a casa o che li tengono fuori magari da situazioni di solitudine che poi possono diventare anche pericolose per loro, per la loro salute. Noi abbiamo nelle nostre file un candidato che ha presentato anche un progetto, è Fierro, che è presidente degli Orti, che ha presentato un progetto all'interno del quale le persone di una certa età con i bambini fanno attività negli orti. Noi abbiamo 112 orti a Riccione, tutti in affido a persone che li curano, e all'interno di questi orti lui ha proposto questa attività che secondo me è molto interessante sia per le persone anziane che per i bambini che con le scuole oppure privatamente possono andare lì, mangiare le verdure di stagione o comunque sentirsi a contatto con la natura che adesso c'è sempre più lontana in città.